Buonasera e benvenuti. Oggi stiamo celebrando forse la costruzione di un sogno vero e proprio, di un sogno che nasce quasi per caso, perché con Timo, che è il regista del corto che stiamo per andare a vedere, ci siamo incrociati ormai 4 anni fa, per una produzione che non aveva niente a che vedere, diciamo, con l'universo dei costumi e con l'universo di quello che è Venezia, e a poco ci siamo ritrovati, perché lui con curiosità ha incominciato a chiedere che cos'era questo pazzo mondo che vedeva attorno a casa, dove vedeva appunto noi vestiti in abiti particolari. Insomma, conosceva un mondo che non aveva mai potuto né immaginare né neanche costruirsi proprio mentalmente. Ha incominciato a fare domande e in un po' di tempo, insomma, è stato molto bello vedere che si è reso conto che dietro la costruzione di quello che è il sogno di un abito, di una serata particolare, di un momento di gioia anche comunque dentro la bellezza veneziana, c'è in realtà il lavoro di tantissime persone. E queste tantissime persone vanno coordinate da un qualcuno che questo progetto, questo sogno ce l'abbia completamente costruito e ce l'abbia chiaro, diciamo, nella sua mente, e in questo per l'appunto c'era la figura di Francesco Bringi della Trei Pietrolonghi, che è riuscito nella sua testa aveva già chiaro quello che avrebbe dovuto essere la fine della costruzione del sogno, e grazie appunto alla rete che ha creato Francesco in pochissimo tempo, perché bisogna anche dire che i tempi tecnici sono stati veramente brevissimi, grandissimi artigiani ci hanno dato veramente l'appoggio totale per costruire questo momento importante. E questi artigiani, per l'appunto, abbiamo la Francesca di Cartaruga, che è qui adesso, oppure ci ha ospitato l'Hotel Eureka appunto per costruire questa storia. E io lascerei in realtà la parola al regista, che lui si emoziona, perché è una persona che ama Venezia e l'ama profondamente. Ha imparato ad amarne anche quello che di solito non si vede, quella parte nascosta che è appunto l'universo di chi crea le cose e poi di solito scompare, e per cui adesso è emozionato, parla un italiano perfetto, per cui meglio lasciare esprimere lui piuttosto che quello che posso dire io. No, adesso hai rovinato la mia difesa, però che... Allora, buonasera. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile che adesso stiamo qua, che io sto qui nell'Arsenale di Venezia durante il giorno dell'inaugurazione della prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano a presentare questo progetto. Insomma, non avrei potuto sognare un'occasione migliore, più spettacolare e più anche pertinente per portare alla chiusura questo progetto che comunque si sta occupando ben l'ultimo mezz'anno della mia vita. E io sono Timo Weidemann, sono un regista tedesco e ho una mia azienda che si occupa della produzione di video artistici e commerciali, principalmente nell'ambito del lusso e dell'artigianato. Allora sì, l'idea e l'emozione che alla fine un giorno avrebbe portato alla creazione di questo progetto del cortometraggio, come accennato da Raffaele, è nato già, o è stato piantato già 4 anni fa, quando io ho conosciuto Raffaele per le prime volte, e, diciamo,
all'epoca io pensavo ancora di conoscere Venezia. Io ero piuttosto naif e non, sì, diciamo, vedevo Venezia attraverso questa lente turistica che secondo me la maggior parte dei, vabbè, delle persone che vengono a Venezia in effetti vedono. Allora la Venezia superficiale. Però dopo pochissimo tempo che ho parlato con Raffaele, già, a parte che mi sento non molto intelligente in questi contesti poi, però mi ha fatto capire che Venezia non la conoscevo affatti, diciamo per niente, e mi ha fatto guardare dietro le quinte e intravedere questo mondo grandioso, questo mondo ricchissimo, e, ma principalmente la cosa che mi ha fatto allora più stupire era che era un mondo vero, non artefatto, un mondo che aveva un significato che però era nascosto per, diciamo, per me prima. E ha accennato questo mondo degli artigiani veneziani che portano avanti un'arte, un'eredità storica. E, allora già 4 anni fa era nata questa idea. Allora sì, bisogna dire, quando io scoperto queste cose, non era un'emozione immediata. Allora sì, io mi ricordo che era questo sentimento di brividi sulla schiena, che però era prolungato, perché con ogni frase che diceva Raffaele, ogni dettaglio, ogni cosa che imparavo su questo mondo, riuscivo a capire sempre un po' di più di quello che avevo davanti. Allora una cosa molto più grande che mi avrei mai potuto immaginare. E volevo raccontare proprio questa emozione. Allora, più dei fatti o qualcosa, volevo raccontare questa, ciò che ho sentito. E già 4 anni fa abbiamo poi pensato di creare questo cortometraggio, un progetto che raccontava questo mondo dei artigiani, però poi è venuto il Covid, ci sono state altre complicazioni e si è un po' perso. E adesso all'inizio di quest'anno ho approcciato di nuovo Raffaele dicendo: guarda, possiamo magari affrontare questo progetto quest'anno. E era d'accordo, però eravamo entrambi, diciamo, sicuri che bisognava farlo immediatamente, perché altrimenti si sarebbe di nuovo perso e non avremmo fatto niente. Allora ci siamo approcciati, io ho parlato con Francesco Briggi e con Anna Zappella dell'Atelier Pietro Longhi di questo cortometraggio, della possibilità di creare questo cortometraggio che parlava della creazione di un costume del carnevale veramente autentico, di altissimo livello. E loro erano interessati e davano la loro disponibilità, particolarmente secondo me perché c'era questo lato autentico che era tipo la mia volontà di raccontare proprio questa parte onesta. Allora era marzo e abbiamo deciso di filmare poi ad aprile di quest'anno, e tutti quelli che sanno, diciamo, un po' come funziona il mondo del cinema o come funzionano le produzioni cinematografiche sa che un mese non è niente, è un po' di fretta c'era. Allora sono tornato in Germania e Raffaele mi ha messo poi in contatto con tutte queste realtà di artigiani di altissimo livello, allora proprio anche inaccessibili per me prima, diciamo generalmente, non, diciamo, bisogna anche dire quello. C'era Rubelli, Cartaruga, la gioielleria Nardi, e Martina Vidal. E poi anche abbiamo approcciato l'hotel Eureka, che è un bellissimo hotel di design con, sì, con un look molto più creativo e moderno di magari quello che si immagina la mente stereotipa per realizzare poi delle riprese narrative per il cortometraggio. Più in là poi anche abbiamo coinvolto la scuola grande di San Giovanni Evangelista, che poi è stato anche pertinente perché una delle fotografie, le prime fotografie che ho visto, che poi mi hanno spinto in questa direzione di voler raccontarlo, era proprio di Raffaele vestito di un costume, diciamo, storico nella scuola grande. Dunque, allora, non posso negare che avevo un bel po' di ansia prima di approcciare tutte queste realtà, perché comunque era un progetto piuttosto piccolo, diciamo, era intimo, aveva, no, diciamo, non aveva una sceneggiatura nemmeno all'epoca, no, al momento, non avevo nessuna idea di come verrebbe poi distribuito questo cortometraggio. E
Però avevo chiaramente come l'idea che volevamo raccontare una storia semplice ma autentica. E gli artigiani che ho approcciato, diciamo, erano tutti estremamente aperti a questa idea. Questo mi ha reso anche particolarmente felice, perché ho notato che vedevano un certo valore in questo che volevamo raccontare. Però adesso che erano tutti questi artigiani attaccati al progetto, ho anche notato che è diventato un po' troppo grande, e ho chiesto poi a un fotografo premiato e un carissimo amico mio a aiutare, diciamo, principalmente con la produzione tecnica del cortometraggio, però lui ha anche dato la sua visione creativa e ha fatto delle foto backstage e editoriali che si vedono qua. In più avevamo il giorno più importante delle riprese anche Riccardo Sottoriva, che mi fa il favore oggi a fare un po' di foto backstage del momento. Dunque, prima di far vedere il cortometraggio, volevo enfatizzare che è stato proprio un prodotto di passione. Tutte le persone coinvolte si sono associate al progetto, penso, perché hanno visto che valeva raccontare questa storia, che aveva un valore per sé. E gli artigiani, e le location, e l'attrice Bettina Andriolo, l'attore Gaetano Tizzano, che oltre a dare la sua voce per il cortometraggio ha anche aiutato molto nel montaggio, e il musicista e compositore olandese Ardy Son, che è venuto apposta a Venezia per assorbire l'essenza veneziana per scrivere la musica, che secondo me si sente proprio, e la truccatrice Anna, che ho dimenticato il cognome, però Lazzarini, Anna Lazzarini, e infine Raffaele Dessì, che ha creduto nel progetto sin dall'inizio, ha creduto in me e ha reso tutto questo possibile. E grazie a questo impegno che ci hanno messo tutti, grazie a questa sinergia, era possibile creare questo cortometraggio, che sì, un progetto di passione e di amore per la bellezza vera, per l'arte e principalmente il mio modo di comunicare questo sentimento che avevo sentito per la prima volta 4 anni fa. E adesso lascerei parlare il cortometraggio per sé, le parole, e vi auguro una buona visione e spero che vi piaccia. Senti questo ritmo inconfondibile che echeggia nelle calli di Venezia. Disperso nel trambusto curioso delle masse, batte un cuore instancabile. Lo senti anche tu?
senti le note che affiorano dalle mura intorno a te. Pian piano si compone un'armonia, una sinfonia che risuona solo qui. Perfezione di gesti antichi a commuoverti. Lo senti? Questo ritmo inconfondibile che echeggia nelle calli di Venezia. Disperso nel trambusto curioso delle masse, batte un cuore instancabile. Lo senti? Il tuo ritmo inconfondibile che echeggia nelle calli di Venezia. Tutti noi ne siamo i compositori e anche gli strumenti. Tutti noi siamo l'anima di Venezia. Allora, sì, mi spiace per la, diciamo che la fine veniva staccata, però spero che vi sia comunque piaciuto. E adesso abbiamo il sarto Francesco Bricci, che diciamo adesso sta in Germania, abbiamo cambiato posto, e che è collegato digitalmente, che mandiamo magari sullo schermo grande. Ok.
Mi sentite? Oppure siamo troppo distanti? Parla pure, grazie. Ah, ok. Allora, ciao a tutti. Purtroppo non vi sento, ma come ha detto Timo, sono praticamente a casa sua. Abbiamo fatto a cambio. Io sono in Germania, mentre lui è a Venezia. Volevo salutare tutti, volevo anche ringraziare Timo per questa occasione che ha dato all'atelier di partecipare in maniera così attiva e concreta. A Raffaele per aver avuto questa idea meravigliosa che ci ha unito, Anna che ha appunto collaborato con i cappelli, e agli altri artigiani che sono stati essenziali per diciamo dare vita a un'idea così complessa che ha avuto Timo. E ringrazio ovviamente anche chi ci ospita in questa cornice così essenziale e particolare, proprio l'Arsenale e Vela, che ha avuto questa ottima idea, e in questo video mi sembra che calzi a pennello per poter appunto dare il messaggio dell'artigianalità veneziana che dà appunto lustro alla città stessa e anche all'estero. E non ho altro da dire, perché appunto siamo sempre con i tempi un po' stretti, e sono veramente particolarmente felice. Mi dispiace molto non essere lì, non essere diciamo così fisicamente, ma ovviamente ho visto in anteprima e anche adesso ho rivisto molto volentieri questo bellissimo video, che ben ci rappresenta, rappresenta tutti gli artigiani e tutti quelli che amano il proprio lavoro e la città, che è fonte inesauribile di ispirazione. E vi saluto e riprendo il mio viaggio come un Marco Polo del 2023, riprendo diciamo la mia vita, via della seta particolare, insomma, in Germania. Vi saluto tutti e un abbraccio. Ciao Francesco, anche da parte mia un grandissimo ringraziamento di nuovo per tutto l'impegno che ci hai messo, anche per tutto in effetti, e spero che potremo fare poi in futuro anche altri progetti magari. Vediamo. Certo. Ormai. Okay. La strada è il dado è tratto. Esatto. Ok. Ciao. Allora. Ciao Francesco, allora vi ringrazio per la vostra attenzione e sì, allora spero che vi sia piaciuto. Il film è visibile anche sul mio sito typicmedia.com e nell'interità ho scritto un piccolo articolo anche proponendo, presentando diciamo le realtà dietro, e sì, vi ringrazio. Okay.